Ringrazio per essere venuti perché io a nome delle aziende che sono presenti ci siamo impegnati per riprendere questa abitudine della condivisione. Tanti anni? Tre sono anche troppi. E quindi... Perché la musica e l'alta fedeltà, sì, in un catalogo è utile, nel senso che uno capisce che modelli ci sono, ma la musica e l'alta fedeltà va ascoltata in diretta e quindi occorrono momenti di condivisione. Ecco, quindi sono molto felice che siamo riusciti ad organizzare questa cosa e ieri è stata la giornata e anche oggi sta diventando una bellissima giornata di condivisione. Ieri abbiamo avuto la presenza di appassionati, la somma degli appassionati di sabato e domenica dell'ultima edizione prima del Covid. E questo chiaramente ci fa molto piacere perché vuol dire che c'è questo galà che abbiamo organizzato e continua ad interessare e questa è una cosa importante. Bene, iniziamo con la musica. Io mi devo scusare perché io sono abituato ad avere impianti di grande qualità, però qui ho un impianto un po' modesto, però come dicono a Napoli, a chi sto tempo, no? E quindi è così. Vabbè, stavo scherzando, anche perché il King non è ancora arrivato e quindi non mi può sculacciare se io arrivo un mese faccio. Ma arriverà? Delle battute. Ma io avevo detto ieri faccio la dimostrazione con lui, però come tutte le prime donne si fa attendere. Comunque lo aspettiamo con un brano che mi auguro possa creare una bella atmosfera. È un brano che grazie a questo brano voglio ricordare un grande compositore, pianista, amico che non c'è più, che è Luis Bacalov, e vi vorrei far ascoltare un pezzo di un mio album tratto da Non Solo Tango. Alterneremo poi super audio e vinile. Ecco, sono tutte musiche in questo album di Astor Piazzolla, ma prima di Astor ho voluto mettere il postino di Luis Bacalov nell'interpretazione di Cesare Chiacchiaretta al bandoneon e Filippo Arria al pianoforte.